La didattica 2.0 credo sia un'ottima opportunità. La didattica 2.0 è quella in cui lo studente è il protagonista di tutto il processo. Permette a disposizione fondamentalmente un arricchimento enorme delle possibilità di imparare. Consente ai docenti ma anche agli studenti di interagire in maniera molto più dinamica, molto più efficace e molto più effettiva. I docenti li girano intorno, li aiutano a sviluppare le proprie capacità e a imparare a comunicare, imparare a utilizzare al meglio il suo tempo, imparare a crescere. Più che parlare della didattica 2.0, io parlerei dell'apprendimento 2.0, perché la didattica è il processo di mediare il processo di apprendimento tra dei saperi che sono già esistenti e la capacità del singolo di imparare. Consente un rapporto bilaterale che consente quindi anche agli studenti di essere essi stessi costruttori della conoscenza, permettendone la condivisione e permettendone anche il confronto e la collaborazione stessa nella costruzione di contenuti. Mettendosi in relazione con gli altri, lo studente fa esperienza diretta e indiretta di una realtà in modo più ampio di quello che potrebbe in classe. Da questo punto di vista diventa soggetto attivo dell'apprendimento e capace di creare nuovo sapere che, riversato in rete, va a arricchimento di tutti. La didattica 2.0 e in generale anche quello che si viene a definire il cosiddetto personal learning environment, cioè l'ambiente di apprendimento personale, permette anche di rafforzare quelle che sono le individualità e la personalizzazione del proprio percorso di apprendimento e quindi cercando di raggiungere sempre di più una maggiore efficacia nei percorsi di apprendimento stesso.